Ciao ragazze, allora come da titolo vedete questo è un nuovissimo What's in my bag, non so perché io stia facendo così. Comunque, l'illuminazione è totalmente artificiale, fuori è buio pesto, io non filmo mai la sera ma oggi mi sono decisa anche perché ho appena scoperto praticamente che dopodomani partirò per Los Angeles e quindi volevo avere qualche video pronto da portare con me, anche se naturalmente vi filmerò tantissimi vlog, ci sarà anche Tomas, quindi filmeremo assieme le note cioè è sempre lo stesso discorso. Come le nostre giornate, posso farcela a Los Angeles, che come sapete non è la mia prima volta lì, ma lo sarà per Tomas, quindi sono contentissima di poter mostrare questa splendida città anche a lui e di ritornarci, anche perché lì fa caldo tutto l'anno. Ma perché sto parlando del mio viaggio a Los Angeles quando sto filmando un What's in my bag? Domanda a cui non avremo mai risposta. Questa è la mia nuovissima borsa Fendi. Vorrei tanto potervi dire di che modello si tratta, però purtroppo non lo so, nel senso che ho cercato online, vi giuro, mezz'ora, perché immaginavo i commenti tipo ah, fai What's in my bag, non hai idea di come si chiami la tua borsa? No, cioè io l'ho trovata in negozio, mi piaceva un sacco e l'ho presa, però non ho la minima idea del modello, so soltanto che è di questa collezione primavera-estate, questo è quanto, e so che la fanno in diverse colorazioni, c'era anche un'altra che era tipo un po' più beige, ma era un colore talmente X, cioè nel senso ho talmente tante borse di colori neutri che volevo una roba più pazza e quindi colorazioni più pazze di questa non ci stanno, non ci stanno insomma, e la borsa è questa sostanzialmente. Io poi, con questa luce molto forte così riuscite a vederla meglio, io poi ci ho aggiunto anche questo che è un bag charm, è un portachiavi da borsetta, anche questo è di Fendi ed è c'è appunto questa faccina con gli occhi che sono due Swarovski rosa, e poi insomma ho scelto questo perché secondo me si abbinava abbastanza alla borsa con il rosso nero, insomma più o meno, ditemi di sì vi prego, gli occhi sono rosa e qui c'è rosa, quindi insomma l'ho scelto per 3 ore in negozio. Comunque questa è la borsa che io uso praticamente solo a tracolla, ultimamente ve l'ho detto, prima odiavo le borse a tracolla, adesso uso solo borse con la tracolla, quindi insomma, e quindi adesso vi farò vedere che cosa c'è qua dentro e basta, sì, insomma, questo è l'intro più lungo di tutta la storia di YouTube probabilmente, iniziamo subito a vedere che cosa c'è. Allora, prima cosa poco interessante, i miei guanti molto roccheggianti, però hanno questo fiocchetto che è così carino, non so se li avete mai visti questi guanti, fatemelo sapere, io di solito so sempre se vi ho già fatto vedere una cosa, stavolta non ne ho idea. Eccoli qua, questi sono i miei guanti, sì, neri, quindi quando sono vestita in nero ho sempre questi guanti, e anche se ultimamente non serve perché fa piuttosto caldo. Poi, allora, oddio, mi sto rendendo conto che ho solo roba di Hello Kitty. Allora, poi, il mio cellulare, questo lo sapete, è tutto zozzo, comunque tralasciamo, questo è l'iPhone 6, ormai, vabbè, vecchissimo, sfondo. E oggi ho la cover di Hello Kitty che si abbina anche alle mie unghie più o meno, e questa l'ho presa a Tokyo, lo sapete se avete visto il mio haul di Tokyo, ma amo questa cover e fino a ieri avevo l'altra, quella con i due aggioletti, e oggi ho messo questa appunto perché si abbinava al rosso della borsa, lo so, sono esaurita senza speranza. Poi altra cosa che c'è qui dentro, allora, per restare in tema Hello Kitty, questo è il mio vecchissimo cellulare, non so se riuscite a vedere, ma c'è Hello Kitty dietro disegnata, insomma c'è Hello Kitty, e stessa cosa qua davanti. Questo, se vi ricordate di questo cellulare, vuol dire che siete vecchie. Sto per dire, scrivetelo nei commenti, ma probabilmente siete anche vecchie, perché questo cellulare è tipo di 10 anni fa, però funziona, però lo uso perché ho ancora due schede diverse, cioè una è quella olandese, insomma un casino, quindi ho bisogno di due telefoni, uno ha la scheda vecchia, quindi avevo questo e sto usando questo, sì, è imbarazzante. Comunque, poi altra cosa, so che questo già l'avete visto, questo cellulare imbarazzante, poi altra cosa, ci sono le Mentos menta e arancia, sono buone ma preferisco le Morositas, tanto per dirla. Comunque, poi altra cosa che c'è, questo è un fondotinta in polvere che io uso, lo sapete, ormai in ogni What's in my bag c'è un fondotinta in polvere che Nicole usa per i ritocchini, questo è quello di quest'oggi, ed è carino perché anche la dust bag, questo è Urban Decay, mi piace appunto perché ha la dust bag, così non rischio di sporcare tutta la borsa perché altrimenti è inevitabile. Questa è la confezione, anche questa zozza, ma insomma è roba che uso, cioè non è roba che, insomma, ecco, e quindi è dentro, voilà, questo
e ho appena iniziato ad utilizzarlo, e questo è appunto il fondotinta in polvere. La colorazione è Fair Cool. Mi piacciono molto i fondotinta, questi in polvere, ma anche quelli liquidi Urban Decay, perché hanno un sacco di colorazione e si può scegliere sia quella chiara fredda che quella chiara calda. Io naturalmente ho la chiara a colorazione fredda, sottotono freddo. Poi altra cosa che c'è, non so perché ho questo, questo è un coso di Tiffany & Co. C'erano dentro degli orecchini quando me li hanno riparati, o il bracciale quando me l'hanno riparato. Solitamente non vi danno questo quando comprate qualcosa, però io ce l'ho perché probabilmente mi sono portata dietro orecchini, non lo so, me li sono messi successivamente e mi è rimasto il coso vuoto là. Altra cosa che c'è, allora sì, questo è un caricabatterie portatile. In realtà il colore è veramente orribile, ma ne avevo scelto uno con i macaron, tutto figo, era l'unico in negozio. Poi per fortuna ho pensato, proviamo se funziona, lì da loro non funzionava, e quindi mi hanno dato, avendo io già pagato tutto quanto e avevo bisogno di un caricabatterie, mi hanno dato questo, di questo colore senape osceno, ma me lo sono tenuto perché almeno funziona. Poi, anche perché sapete, se avete visto il mio vlog di Venezia per il carnevale, sapete che il mio cellulare, la batteria praticamente non funziona più. Intanto mi avete scritto che si può cambiare la batteria, non lo sapevo, vi ringrazio, perché molto probabilmente la cambierò. Poi altra cosa che c'è qui, allora, la mia penna, questa sicuramente l'avete vista, amo questa penna, è stato un regalo di compleanno, ed è Swarovski, ha tutti questi Swarovskini rosa qui, è molto molto carina. E poi figata, strafigata, è che è anche una penna USB. Ma volete sapere la cosa più figa di tutte? È che io oggi avevo bisogno di una penna USB, ero convinta di non averla e non mi sono ricordata del fatto che ce l'avevo in borsa, e non mi sono ricordata che questa non era solo una penna ma era anche una chiavetta. Quindi insomma, vabbè, anche questo titolo potremmo mettere la furbizia di Nicole. Altra cosa che ho nella borsetta è questo, che è un igienizzante per le mani. Questo l'ho preso a Los Angeles quando ci sono stata luglio scorso, l'estate scorsa, ed è buonissimo, perché vi giuro, se capitate, mi sa che l'ho preso da Bath & Body Works, appunto a Los Angeles, se capitate in qualsiasi città americana trovate, guardate gli igienizzanti per le mani che hanno, costano pochissimo e hanno delle profumazioni assurde. Questa alla pesca è la fine del mondo, ma ce n'erano veramente tante, una meglio dell'altra. Poi, altra cosa, allora, qui ci sono chiavi di casa, e questi sono i portachiavi, questa è Hello Kitty Geisha, eccola qua, anche questa l'ho presa a Tokyo naturalmente, e poi ho la Torre Eiffel con tutti i brillantini. E poi, allora, qui non so perché, ma c'è un rossetto sparso Isolora, questo è, non so dirvi la colorazione perché naturalmente non c'è più scritto, perché l'ho usato talmente tanto che è scomparso il numeretto. Comunque la linea è Rouge Volupté, è un rosa, insomma, descrivetelo voi, non lo so, un rosa antico, non è troppo troppo forte, è un nude, e poi sul rosato. Però poi qui ci sono i miei occhiali, non so se li avete visti questi, forse, non lo so, commentate se li avete visti. E questi sono i miei occhiali Dior, questi sono molto famosi, la forma di questi occhiali è molto famosa, il colore non lo so, ma a me piacevano un sacco naturalmente. Poi vabbè, ditemi come mi stanno, mi piacevano un sacco. Anche qui sembra un po' più John Lennon, ma comunque mi sa che li userò molto a Los Angeles. Poi altra cosa, allora arriviamo al beauty case. Questo è il beauty case fichissimo, con angioletti e unicorni e stelline e rosa, e insomma, che ho preso a Tokyo. Questo tra l'altro è il, questa è la chiusura, la cerniera. Vediamo che cosa, spunta, cioè è strapieno. Vediamo che cosa c'è al suo interno. Allora, prima cosa che ho sempre in borsetta, non fa figo, non è figo, però io ce li ho sempre perché veramente devo. Queste sono le Moment, e siccome questo blister ne ha solo due, mi sono già procurata, mi do del maschio, un altro blister, perché appunto non posso stare senza, veramente, tra mal di testa e mal di pancia devo averle sempre con me, perché l'unico giorno che non le ho, ho mal di testa, cioè assurdo. Poi altra cosa, qui ho, questa è una crema mani, e siccome ho sempre le mani secche, veramente ho sempre bisogno di avere una crema mani in borsetta, ho trovato questa che è mini, è portatile, è fantastica perché sta nel beauty case e non pesa una cifra, perché tutte le mie borse pesano una cifra, e quindi sì, questa è Hand and Nail Treatment Cream, questa è una crema molto idratante sia per le mani che per le unghie, le cuticole.
Poi, allora, ci sono non uno, non due, non tre, ma addirittura quattro rossetti MAC e ovviamente tutti i finish sono matte, no, due matte e due setting e ci sono, vabbè, lo sapete, questi sono i miei preferiti, c'è il Kinda Sexy, un bellissimo nude sul caldo come sottotono, un po' sull'aranciato, sul pesca, poi c'è il Faux, che come sapete è il mio rossetto da tutti i giorni, lo uso sempre, è fantastico veramente, poi c'è il Pink Plaid, che è quello che ho utilizzato oggi ed è un nude sul rosato, molto molto carino, però non sta benissimo a chi ha la carnagione scura, ho notato, e poi questo invece è lo Snob, amo Snob veramente, con uno smokey eye. Snob è fantastico, cioè lo amo. Poi qui ci sono, allora, siccome io, allora, quando trovo, cioè questo devo fare una parentesi, scusatemi, non so se già ve l'avevo detto questo, ma non lo so perché è un po' una mania, quando trovo le salviettine rinfrescanti igienizzate da qualche parte io le rubo a chili, lo so, non ci posso fare niente, quindi o sul treno o in aereo, queste non so dove le ho prese, ah sì, a Tokyo, mamma mia, cioè se avete questa stessa mania, a Tokyo è il vostro paradiso, Tokyo, perché ogni ristorante vi dà queste salviettine igienizzanti e ve ne danno lì, cioè ve ne danno tipo 7, 10, tutto il cesto pieno di queste salviettine igienizzanti, io naturalmente ne ho usata una, tutte le altre in borsa, ma sono utilissime, cioè così è. E poi, allora, qui c'è... Rido da sola, rendiamoci conto, qui c'è un rossetto Clinique, questi sono i Clinique Pop e questo è il mio preferito che è lo 04, un bellissimo nude rosato, molto molto idratante, mi piace perché sono molto molto idratanti. Poi c'è lo scovolino per le ciglia, perché praticamente io l'extension alle ciglia, sì, certo, non sono mie queste, anche se vorrei potervi dire sì, sono naturali, non sono naturali, e quindi ho lo scovolino. Se mi dimentico di pettinare le ciglia la mattina prima di uscire, devo sempre farlo la mattina, altrimenti si formano grumi, eccetera, 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 e le pettino al volo. Altra cosa che c'è, ah sì, specchietto fichissimo di Hello Kitty, che ho preso anche questo in Giappone, non voglio abbagliarvi, ma comunque è fichissimo perché è di Hello Kitty, non ha nient'altro in particolare, ma questo bastava. Poi ci sono, voi lo sapete, le salviettine, commentate se lo sapete, le salviettine assorbi sebo, ebbene sì, queste non mancano mai. Uso chili e chili di queste salviettine, sono salviettine che assorbono appunto l'olio, cioè il sebo, vabbè, i miei capelli sono sempre tremendi quando filmo, ma insomma, quando avete quell'effetto lucido, passate questa salviettina, magicamente l'effetto lucido è sparito e poi ritocco il trucco, se ne ho bisogno, amo queste salviettine, le trovate da Kiko, le trovate ovunque e non costano neanche tanto. Poi, questo è il correttore uso, porto sempre con me un correttore perché... immancabilmente mi spuntano brufoli, robe, cioè è sempre così, oppure siccome la mia pelle è tipo sfigatissima e se mi gratto, non lo so, metti, cioè sto lì, parlo con qualcuno, mi gratto così il collo, dopo 5 minuti ho un rush, una roba rossa oscena, tutti mi chiedono cosa ti sei fatta, e quindi ho sempre un correttore con me, questo è uno dei migliori, questo è il Full Cover di Make Up For Ever e copre veramente tutto e sta lì dove deve stare, anche se non lo fissate con la polvere, fantastico. Poi ho un collirio, niente di particolarmente figo, ma i miei occhi si stancano subito, diventano subito rossi, si vede anche in qualche video, quindi ho sempre un collirio con me. Poi c'è il, questo lo sapete, questo è il mio profumo preferito, è il Misia di Chanel, ho anche il full size, ma siccome oltre a dimenticarmi di spazzolare le ciglia dimentico anche di applicare il profumo spesso e volentieri, uso questo al volo, se mi serve insomma me lo porto dietro. Vabbè, ci sono gli assorbenti, niente di figo, ma ci sono gli assorbenti, e questo è quanto. E poi, ah sì, questo, taran, questo è l'eyeliner fichissimo che ho preso a Tokyo, questa è la penna lunare, io pensavo fosse lo scettro, vedete, è talmente tanto tempo che non vedo Sailor Moon, male 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 Nicole, che non mi ricordavo che questo non è uno scettro ma la penna lunare, ma sto recuperando tutte le mie robe, tutti i miei giocattoli che di Sailor Moon avevo, tutto, vi giuro, per farvi il video sui giocattoli, perché merita, cioè poi io li amo i miei giocattoli, li ho salvati tutti, e questa è appunto la penna lunare, in realtà è un eyeliner nero, lo porto dietro perché immancabilmente, anche se fisso l'eyeliner eccetera eccetera, durante il giorno se ne va e quindi lo riapplico con la mia penna lunare fichissima. Qui c'è, ah sì, un mascara, se mi dimentico, cioè veramente dimentico tutto però questo è un mascara nero, è un mini size, anche questo è di Clarins,
era parte, sia questo che la crema, erano parte di quel grande calendario dell'avvento con tutti i prodottini della Clinique, appunto, a dicembre, e quindi alcuni sono veramente utili da portare in borsetta. A questo punto un mascara nero, e poi qui c'è una limetta, questa è di Collistar, devo sempre avere una limetta con me, perché? Perché si spezzano sempre le unghie in giro, è inevitabile, mi si spezzano sempre, e quindi almeno ho la limetta, riesco a, insomma, se c'è un coso così, cioè avete capito, insomma, se c'è un angolo tutto rotto, insomma, magari lo limo un po'. E poi questo è il balsamo labbra migliore del mondo, non è il labello, il balsamo labbra migliore del mondo, ve lo garantisco, uso chili di questo robo, costa anche poco, ed è il Burt's Bees Honey Lip Balm, ed è un balsamo labbra 100% naturale, ha un buonissimo profumo e non secca le labbra, anche se lo usate chili al giorno non vi secca le labbra. Questo è tutto il contenuto del mio beauty case, proseguiamo, anche se non c'è ancora tantissimo, perché c'è un pezzo di unghia. Ah sì, infatti volevo proprio dirvi, no, questo non è tutto il pezzo d'unghia che mi si è rotto prima, però è solo lo smalto che si è tolto quando stavo in giro oggi, tanto per confermare la mia tesi sulle unghie che si rovinano sempre. Poi qui dentro c'è, questo lo conoscete, questo è il mio mini portafoglio, solo carte, bancomat e roba che si smagnetizza altrimenti. Questo è di Tiffany, mi piace molto che ha questo, che abbia questo color, insomma, turchese. E poi quello tipico Tiffany, insomma. E poi qui c'è il mio portafoglio, e questo anche lo conoscete perché l'ho preso, quando l'ho preso? un anno e mezzo fa, e non l'ho mai cambiato, è stupendo. Questo è il boy wallet, che sarebbe tipo la boy bag, però questo è il boy wallet, ed è appunto il portafogli Chanel fatto così. Si trova ancora, questo lo so perché l'ho visto, e mi piace un sacco, veramente è stupendo. E sì, quindi lo fanno anche in diverse forme, e questo è quanto, e qui insomma documenti e robe varie, e basta, questo è quanto mi sa. Ah no, qui c'è ancora, allora, ah, ho trovato il cartellino di Fendi e vi posso dire il nome della borsa. Allora, Petit Toujours Intarsio Mostri Vit Elite, se ci avete capito qualcosa, io no, comunque questo è il modello di questa borsa. E altra cosa che c'è qua dentro, solo questo, che è il provvisorio della mia patente, perché la sto, ho rifatto la patente adesso che sono tornata in Italia, devo andarla a recuperare in questi giorni perché sarà arrivata, questo è il provvisorio con cui io guido. Bene, questo è quanto, la borsa è vuota, spero vi sia piaciuto questo video, e anche la mia borsa con questo pendente, veramente per niente. Ah, il commento di mia mamma quando mi ha visto quella borsa: ma cos'è, l'hai presa a carnevale? Cioè, quindi insomma, vabbè, a parte questo, questo è tutto per oggi, ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, e ragazzi, che mi dimentico sempre di loro, ragazze e ragazze, quindi spero vi sia piaciuto questo video, vi mando un bacio gigantissimissimo e alla prossima, ciao!